nella vita quando evidentemente la persona cara non c'è più, quando eh, come si usa a dire eh, la persona a cui abbiamo voluto bene va avanti, ci precede nell'aldilà oppure semplicemente eh, la portiamo eh, lontano da noi per sempre, ecco ci sono questi momenti che normalmente sono tristi ma fanno parte della vita. La morte fa parte della vita. Quando si va in un certo posto, nei cimiteri, nelle tombe, eccetera, abbiamo il posizionamento delle fotografie, delle immagini, abbiamo il posizionamento di quello che è la persona che non c'è più, che non è più accanto a noi. Normalmente anche dalla devozione verso l'immagine... Bella l'immagine sorridente, l'immagine preziosa del nostro caro. Si vede o si può vedere qual è l'affetto che ha legato questa persona a tutti noi perché questa eh, introduzione? Perché l'importanza della ceramica che normalmente eh, si mette eh, in, queste, eh, in questi posti a ricordo del nostro caro defunto, evidentemente spesso poi si, si, si deteriora, spesso, spesso ha delle eh, così si presenta diciamo la fotografia per essere semplice in maniera eh, sufficientemente non esatta non eh, presentando bene la persona che abbiamo, che abbiamo voluto bene. C'è un'azienda a Gardone Valtrompia, la Lifers Ceramic, che garantisce mediante delle operazioni molto delicate, molto particolari, che garantisce che l'immagine dei nostri cari, delle persone che abbiamo voluto bene, rimangano perfettamente e rispecchino perfettamente quella che è stata l'immagine della persona quando era viva. Eh, qui appunto Gardone Valtrompia è un'azienda che è unica nel territorio bresciano e probabilmente anche altrove, è la Life la Ceramic, l'amministratore, il presidente della società Paolo Beretta. Questa introduzione ci serve per dire che eh, anche a questa eh, realtà della persona che non c'è più, noi ci teniamo e voi avete impostato un lavoro che, che ha della qualità, che rispecchia poi l'amore delle persone. La missione dell'azienda, chi la compone e la, la realtà, una sorta di anagrafica. E in occasione del decennario abbiamo colto l'occasione per poter eh, far conoscere, soprattutto nella realtà bresciana, una, una tipicità particolare, un'azienda estremamente particolare in quanto unica per la produzione eh, di articoli eh, funerari, che sono le fotoceramiche funerarie cimiteriali, ovvero gli articoli che poi vengono messi eh, a eh, devozione del defunto all'interno della lapide. Ho parlato di unicità perché mh, la missione dell'azienda che inizia dieci anni fa era eh, proprio di ricercare qualcosa di unico e tipico all'interno del panorama bresciano. Non erano presenti aziende che eh, producessero lo stesso articolo e sulla base dell'esperienza della, eh, della nostra titolare, la dottoressa Alexandra Bott, si è voluto sviluppare un progetto a lungo periodo eh, di eh, produzione di fotoceramica funeraria. Progetto che è iniziato chiaramente in maniera molto umile e di basso profilo, prendendo sempre poi piede maggiormente. E ci ha portato ad oggi eh, ad ottenere dei risultati importanti, ad avere un'azienda completamente 4.0, oltre che disporre e aver potuto anche dare la possibilità di lavorare a, ad alcuni giovani sui quali abbiamo deciso di puntare. Sono sostanzialmente due gli obiettivi, eh, la qualità del prodotto e anche il lavoro giovanile, è interessante anche questa realtà. Confermo esattamente, eh, riteniamo che la qualità sia l'elemento eh, imprescindibile, soprattutto al giorno d'oggi, che si va verso mh, delle eh, variabili nel lavoro che prevedono eh, di avere grandi competenze e grandi eh, qualità nel prodotto finito, sia che si tratti di prestazioni intellettuali o che di eh, elementi produttivi. L'elemento qualitativo è l'elemento che poi, a nostro avviso, permette nel tempo di poter eh, dare dei risultati oggettivi e concreti. Per rispondere in merito ai giovani abbiamo deciso anche in questo eh, frangente di puntare soprattutto su, su dei giovani selezionandoli chiaramente sappiamo che ci sono giovani eh, dalle ottime qualità selezionati e ci siamo riusciti siamo molto contenti e orgogliosi di essere partiti eh, senza fondamentalmente personale ad avere adesso numerose risorse all'interno della nostra azienda eh, la vostra azienda non si eh, rivolge direttamente al cliente alla persona ma il vostro rapporto è comunque nei confronti delle eh, agenzie funerali Confermo, il nostro, eh, la nostra clientela è esclusivamente riferita agli operatori del settore che sono onoranze funebri e marmisti funerari, non operiamo eh, vendita diretta al pubblico e ci occupiamo del, della vendita diretta in tutto il nord Italia. Ciò non toglie che eh, di fronte alla conoscenza della vostra capacità lavorativa e della vostra qualità e la qualità del vostro prodotto eh, la singola persona, eh, i parenti, i familiari eh, vogliano rivolgersi a voi. In questo caso che cosa deve fare, cosa deve succedere nei confronti della persona che vi vuole contattare, vedere eh, o avere il vostro prodotto? Consigliamo sempre di rivolgersi all'operatore funerario di riferimento che in provincia di Brescia ci potrebbe contattare qualora ritenesse opportuno. Noi chiaramente abbiamo piacere a realizzare un prodotto estremamente qualitativo e poter dare nel tempo alle persone defunte un riconoscimento che possa essere elemento anche di soddisfazione per quanto riguarda il decoro della lapide in ambito presente ma soprattutto futuro in quanto noi garantiamo i nostri articoli per circa 70 anni e conseguentemente ci teniamo molto a questo aspetto qualitativo. Diciamo che quindi il vostro mercato sono le agenzie funerarie, naturalmente è anche un mercato geografico però ecco. E allora avete parlato prima di provincia di Brescia, dove arrivano le vostre agenzie funerarie, dove avete i contatti e in quale realtà vi ponete o come indicazione futura in quale realtà pensate di poter essere presenti con, la vostra, con i vostri prodotti. Si tratta di un lavoro che richiede una grande assistenza diretta all'operatore, bisogna seguire il cliente in ogni fase. Abbiamo in provincia di Brescia e nelle province limitrofe di Cremona e di Bergamo eh, degli operatori diretti che si recano in loco eh, settimanalmente per eh, poter eh, avere un diretto contatto con il cliente e di tutte le sue esigenze particolari. E abbiamo anche degli agenti e dei venditori in tutto il nord Italia che chiaramente svolgono il medesimo lavoro. La missione e l'obiettivo è gradualmente di poter ampliarsi e poter chiaramente coprire tutto il territorio nazionale basandoci sempre sul principio della correttezza, dell'etica e della qualità del lavoro. Alexandra Botta, la titolare della Liver Ceramics. Eh, siamo sempre qui a Gardone eh, nel, nel laboratorio e eh, vediamo le fasi della produzione. Intanto grazie per la presenza e per la disponibilità che ci permette di far conoscere, ci permette e vi permette di far conoscere ad un ampio pubblico quella che è un prodotto di qualità che sicuramente adesso andiamo anche a descrivere con tutti i dettagli possibili. Alexandra, eh, le fasi della produzione sono di eh, sua pertinenza. Eh, per avere un prodotto di qualità, come sappiamo che escono i, i prodotti da questa azienda, si comincia con l'acquisizione la dell'immagine, dell'immagine che si vuole poi vedere sull'opera funeraria. Allora, il processo produttivo comincia con l'acquisizione dell'immagine eh, tramite email, tramite il ritiro degli ordini o tramite eh, i vari Whatsapp o social. Dopo l'acquisizione dell'immagine c'è la lavorazione grafica che viene fatta su questa postazione. Qua abbiamo il nostro tecnico Carlo che esegue le richieste dei nostri clienti. Quali potrebbero essere le richieste dei clienti? Le varie richieste sono il cambio degli sfondi, mettere assieme le due persone, sistemare i colori, eventualmente. Sistemare i colori. Oppure, oppure, se i colori non ci sono, rimettete anche i colori? Allora, si può trasformare da bianco in nero a colori, si possono fare diverse lavorazioni grafiche in seguito alle richieste dei nostri clienti. E anche rispetto a una fotografie quindi piuttosto vecchiotte insomma si possono recuperare le fotografie? Assolutamente sì. Le fotografie anche rovinate si possono sistemare, le varie rotture, le varie crepe, le, i vari segni eh, grazie al programma Photoshop e possiamo anche metterle a fuoco, nonostante la sfocatura, grazie all'intelligenza artificiale. Le richieste sono parecchie e i clienti sono sempre più esigenti quindi cerchiamo di accontentarli nel miglior modo possibile. Io mi occupo del ritocco dell'editing delle foto che arrivano dai nostri clienti, foto che arrivano per mail o foto che arrivano eh, stampate, foto magari antiche, vecchie, e che noi scannerizziamo e poi mi occupo io di post-produrre e di editare. Eh, mi occupo principalmente di esaudire quella che è la richiesta del cliente, ovvero andare a fare tutte quelle modifiche, tutte quelle correzioni per far sì che l'immagine eh, sia esattamente quella desiderata. Eh, in particolare, spesso eh, ci, ci occupiamo anche di restaurare foto molto antiche, quindi siamo in grado, attraverso il processo di post produzione, eh, di andare a togliere tutti quei difetti che le immagini antiche hanno, quindi polvere, graffi, pieghe eh, e tutte quelle cose che il tempo. Eh, fa ad un'immagine degradandola e che noi andiamo a rimuovere per far sì che una volta che la, la foto è, è elaborata e determinata il risultato finale sia perfetto e sia quello desiderato appunto dal, dal cliente. Le fasi, le fasi della produzione, l'acquisizione dell'immagine, la lavorazione grafica dell'immagine ed ora la lavorazione che permette la stampa, che va verso la stampa. Allora, la preparazione della stampa si fa preparando il foglio con all'interno tutte le immagini da stampare, seguendo anche la parte cromatica che verrà poi elaborata in stampa. Ehm, specifichiamo il fatto che le stampanti usano eh, il toner ceramico, sono delle stampanti modificate appunto per la fotoceramica per resistere alla cottura che va fino ai 1000 ⁇ gradi. Quindi non abbiamo tutta la gamma intera dei colori che si trovano nelle stampanti normali. Abbiamo i colori minerali. Minerali, solo i colori che si trovano in natura, non i colori chimici. Quindi tante volte la difficoltà di fare la fotoceramica simile alla fotografia è il fatto che eh, disponiamo di una gamma ridotta di colori, non l'intera gamma che c'è nell'ambito fotografico. E poi la stampa avviene naturalmente su dei fogli come dire, particolari. I fogli sono siliconati che ci dà la possibilità di essere serigraffati aggiungere una patina di vetro. Che poi in cottura diventa il lucido che vediamo sopra le fotografie, quindi la vetrificazione dell'immagine che appunto eh, protegge l'immagine all'interno dai raggi UV e dagli elementi atmosferici. Il prodotto di qualità passa anche attraverso queste stampanti, questi computer che sono di qualità e che quindi sono preziosi rispetto alla, al risultato che devono ottenere. Sicuramente noi abbiamo investito in macchinari eh, diciamo di, di ultima generazione appunto per poter avere la qualità migliore che ci sia sul mercato. Finora l'acquisizione dell'immagine, la lavorazione dell'immagine, la stampa ed ora la posa della ceramica, la posa su ceramica. Allora, una volta stampata l'immagine si può fare in due modi. Eh, C'è un foglio già serigraffato eh, che contiene una latca che poi in cottura viene vetrificata, o se no, tramite la serigrafia che ci permette di eh, creare una pellicola sopra l'immagine che poi Messa nell'acqua, come potete vedere, la parte della pellicola superiore si sta staccando dal foglio in carta siliconato. Adesso quello che stiamo facendo è tirar via eh, tutta l'acqua e l'aria che si trova sotto l'immagine. Controlliamo la fotoceramica se ci sono diverse bolle che in cottura potrebbero scoppiare e creare un difetto di, di cottura bianco, un puntino bianco o altre cose. Quindi andiamo a vederlo contro luce se ci sono dei difetti. In caso di bolla o difetto andiamo a tagliarlo, ritagliarlo con, col taglierino in modo che l'aria possa uscire. E la ceramica resta eh, lucida e perfetta poi avviene la fase di mettere nel cestello le fotoceramiche già pronte e poi ci spostiamo ai forni questa è la fase della cottura che sono 8 ore di cottura più 8 di raffreddamento la cottura va fino ai 1000 gradi che dà la possibilità all'immagine di inserirsi nello smalto ceramico e la parte, ehm, diciamo, di, di vetro. Che si trova all'esterno si vetrifica dando il lucido alla ceramica. In questo modo la ceramica viene protetta da tutti gli elementi esterni e anche dai raggi UV quindi nel tempo l'immagine non si scolorisce, non sbiadisce. Già precedentemente diceva, diceva Paolo che la garanzia del prodotto e della qualità è di 70 anni o anche oltre. Le nostre ceramiche sono certificate Resistono quindi a qualsiasi agente atmosferico. Una volta terminata la cottura e eh, raffreddato il forno, le fotoceramiche sono pronte per la consegna. E si può vedere anche contro luce la, la perfetta vetrificazione senza difetti di cottura, quindi la ceramica qualitativamente risponde ai nostri standard. Andra Ciorei, responsabile commerciale della Lifer Cerami. Il prodotto è finito, è terminato. Abbiamo visto le varie produzioni, eh, la varie, come si è arrivati ad un prodotto di qualità. Ma il prodotto va anche come dire, messo sul mercato, va anche commercializzato. E qui interviene Andra. Io mi occupo del rapporto diretto con i clienti, quindi del capire le loro esigenze, di conseguenza comunicarle in azienda per poter rendere il prodotto migliore e, e portarli ciò che, di cui hanno bisogno. Quindi eh, faccio direttamente la, il ritiro e la consegna che si presenta così, portando il prodotto finito e parlandone con il cliente. Naturalmente prima di arrivare al prodotto finito e alla scel la scelta della ceramica viene fatto il ritiro delle fotografie, quindi un'analisi eh, per rispecchiare le esigenze dei clienti che variano dalla forma agli sfondi o alle varie modifiche che si devono fare e, e poi procedere al, al, alla produzione. Avete già alle nostre spalle, lo si vede, una, un catalogo e una grande quantità di eh, scelte possibili. Abbiamo un catalogo molto ampio e varie scelte mh, che ovviamente i nostri clienti possono fare per, per trovare ciò che, che richiedono, ciò che hanno bisogno. Naturalmente non possiamo dire che ci sia un indice di gradimento di un tipo di ceramica piuttosto che un altro perché no, ogni, ogni persona diversi. ha un gusto diverso, è ovvio i gusti sono personali e quindi noi ci atteniamo esattamente alle indicazioni che ci danno Ringraziamo tutte le persone che ci hanno ascoltato e ci hanno avuto modo di, di darci ecco, la possibilità di far conoscere la nostra, la nostra realtà. Ci tenevamo molto in occasione del nostro decennario. Un ringraziamento chiaramente a tutto lo staff, a tutta la redazione, ma soprattutto a tutti i nostri clienti e ai nostri collaboratori che poi sono le persone che nella quotidianità si occupano di, di raggiungere tutti gli obiettivi e hanno il dovere e l'obbligo di migliorarsi sempre e di aiutarci a migliorare tutti reciprocamente. Quindi grazie a tutti.